Teorema di Lagrange. Il teorema del valor medio afferma che, data una funzione f di x, continua in un intervallo chiuso e limitato AB, è derivabile in questo intervallo aperto AB, esiste un punto C interno all'intervallo AB in cui la derivata prima calcolata nel punto C è esattamente uguale al rapporto tra la variazione della funzione nei punti A e B e l'intervallo stesso. Proviamo a vedere in maniera un po' più intuitiva che cosa significa il teorema del valor medio. Per fare questo dobbiamo legarci al concetto di pendenza, quindi legare tutto quello che abbiamo visto dal punto di vista matematico a dei concetti, diciamo, più elementari. Quindi immaginiamo di fare una passeggiata in campagna e cerchiamo di capire come questa passeggiata ci può spiegare il teorema del valor medio. Fare una passeggiata su una funzione continua significa, in buona sostanza, camminare su un percorso in cui non ci siano buchi, non ci siano pietre acuminate, in cui non ci siano degli ostacoli. Quindi il nostro omino fa una passeggiata su un cammino continuo. La pendenza che lui può misurare in questo cammino è uguale a zero, perché non abbiamo nessuna inclinazione del nostro cammino. Proviamo a capire che cosa vuol dire misurare la pendenza, però, su una rampa. Il nostro omino sta facendo una camminata su questa rampa. Quale sarà la pendenza che lui percepisce? La pendenza di questa rampa è data dal rapporto di quanto ci siamo spostati lungo la verticale rispetto a quanto ci siamo spostati lungo l'orizzontale. Quindi delta y fratto delta x. Possiamo allora misurare la pendenza di questo cammino andando a misurare la variazione sull'asse verticale e la variazione sull'asse orizzontale. La pendenza però è anche legata all'angolo che questa rampa forma con l'asse orizzontale. Come possiamo misurare questo angolo? Possiamo utilizzare uno strumento che abbiamo già costruito, che è il clinometro. Prendiamo allora un clinometro un po' riadattato. Abbiamo costruito questo clinometro in cui il filo con il peso si dispone sempre in maniera perpendicolare al terreno e andiamo a disporlo sulla nostra rampa. A questo punto possiamo leggere sul clinometro qual è l'inclinazione, l'angolo di inclinazione della nostra rampa, che in questo caso è di circa 24 gradi. Conoscendo quindi l'angolo, noi siamo in grado di ricavare la pendenza. Infatti, conoscendo l'angolo, sappiamo per la definizione delle funzioni goniometriche che la tangente goniometrica di questo angolo non è altro che la pendenza di questa retta, cioè il rapporto cateto fratto cateto, quindi delta y fratto delta x, che è quindi la definizione di pendenza che abbiamo dato. Ma se la nostra camminata avviene non su una rampa, ma su un cammino più complesso, come possiamo definire allora la pendenza del nostro cammino? Prendiamo per esempio una semicirconferenza e cerchiamo di capire come poter esprimere la pendenza di questo cammino in un determinato punto. È facile nel caso in cui il nostro cammino sia la rampa di prima. Nel caso in cui abbiamo una curva, questa cosa diventa più complessa. Possiamo però pensare che la retta tangente alla curva in un determinato punto non fa altro che approssimare la nostra curva in quel punto. Quindi se noi potessimo andare a fare uno zoom
della retta tangente e della curva, potremmo vedere che nel punto di tangenza la retta tangente approssima esattamente la nostra curva, quindi ci dà l'idea del localmente diritto. Quindi la nostra curva in prossimità del punto di tangenza è praticamente approssimata dalla tangente. A questo punto possiamo definire la pendenza di una determinata curva in un punto come la pendenza della retta tangente, che sappiamo calcolare perché l'abbiamo calcolata prima nel caso della rampa. A questo punto che cosa facciamo? Possiamo andare a vedere qual è il significato del teorema di Lagrange su questo nostro cammino. Quindi immaginiamo che il nostro omino possa camminare su questo percorso e ci chiediamo come misurare la pendenza media di questo cammino. La pendenza media di questo cammino sarà data da che cosa? Da quanto è stato il dislivello sull'asse verticale fratto il dislivello sull'asse orizzontale. Quindi possiamo andare a dire che la pendenza media del cammino in questa porzione della nostra curva non è altro che la pendenza di questa retta. A questo punto il teorema di Lagrange afferma che esiste un punto all'interno della nostra curva che fa sì che la tangente alla curva in quel determinato punto sia parallela alla retta passante per i due estremi del nostro cammino. Quindi vediamo che la tangente alla curva ha la stessa pendenza della retta che passa per i due estremi. Quindi abbiamo appena visto che il teorema di Lagrange ci dice che esiste un punto particolare affinché la sua tangente abbia lo stesso coefficiente angolare di quello della retta passante per i due estremi, quindi della pendenza media del nostro cammino. Possiamo vedere meglio quello che abbiamo appena spiegato considerando questo schema. Abbiamo la nostra funzione, abbiamo i nostri due punti A e B e andiamo a calcolarci quindi il rapporto tra gli incrementi della funzione e dell'intervallo, quindi andiamo a calcolare f di b meno f di a fratto b meno a, cioè la pendenza della retta che passa per i due punti, quindi della retta secante. A questo punto, tracciando tutte le parallele a questa retta, vediamo che c'è una parallela, questa qua rossa, che interseca la nostra curva in un solo punto, quindi che è la tangente alla curva in questo determinato punto P. Vediamo dunque che la pendenza di questa retta, che è data dalla tangente di questo angolo, non è altro che la pendenza della retta che passa per i due estremi del nostro intervallo.